Buongiorno, e sì, ben trovato a te. E Luca Palamara, appunto, è insomma, un personaggio che ha caratterizzato questo periodo storico e dopo essere stato radiato con una sentenza ancora non definitiva, anzi, magari sarà anche ribaltata dalla Corte di Cassazione, visto quello che sta emergendo nel procedimento che lo interessa, questi benedetti Trojan, l'utilizzo di questi Trojan, centrali di ascolto di cui nessuno sapeva niente a Napoli. Quindi magari ci saranno anche delle sorprese, però Luca Palamara, il dottor Palamara, ha sentito l'esigenza di avvicinarsi e collaborare proprio con il Partito Radicale, proprio quel partito, lo possiamo dire, che in qualche modo è stato il suo antagonista fino a quando come dire, il dottor Palamara era quel protagonista del lavoro delle correnti, riconosciuto, delegato da tutti a fare quel lavoro, e appunto ha riconosciuto che il Partito Radicale era il suo principale antagonista, e oggi invece appunto ha fatto una riflessione che lo ha portato a avvicinarsi a noi, ad essere dei nostri, per cercare evidentemente di cambiare un sistema che si è reso conto che non va più. Allora, innanzitutto ben trovati, per me è un piacere essere qui nel giorno del 91esimo compleanno di Marco Pannella, e ci tengo a dirlo, non lo dico come una frase fatta, ma anche proprio nel periodo in cui rivestivo le cariche apicali della magistratura, ricordo sempre con piacere, lo faccio qui oggi, la mia partecipazione a quell'incontro promosso proprio da Marco Pannella con l'allora presidente Napolitano sul tema delle carceri. Questo per dire che la mia posizione, che ovviamente non posso, non intendo in alcun modo rinnegare, il difensore dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, mi ha fatto sempre affrontare però i problemi in maniera laica, e direi non in termini di antagonismo, perché per me è stata sempre una mia prerogativa quello di comprendere anche le ragioni dell'altro, pur nella diversità delle posizioni, pur ovviamente in quel periodo direi su posizioni diverse, perché il mio ruolo era quello di difendere il tema della separazione delle carriere, dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, temi sui quali indubbiamente in quel momento c'erano posizioni diverse col Partito Radicale. Ma devo dire che però sono stato sempre particolarmente attento, e proprio la mia presenza in quell'occasione fu in qualche modo una sorta come dire, di manifestazione plastica che anche la magistratura doveva porsi i problemi che il Partito Radicale e Marco Pannella poneva sulle carceri, sul tema del sovraffollamento, sul tema appunto della ingiusta detenzione, che erano temi sui quali io penso tanto allora quanto oggi è quanto mai fondamentale svolgere una riflessione. Dopo le vicende che mi hanno riguardato, io ho colto, questo ovviamente ne sono sempre grato, l'invito del Partito Radicale a partecipare alla Commissione Giustizia, proprio perché la mia partecipazione alla Commissione Giustizia è stato un momento nel quale maturare ulteriori convinzioni, nel quale sentire l'esigenza di raccontare come erano andati realmente i fatti che mi riguardavano, non tanto quelli riferiti alla vicenda penale, quella c'è un luogo e una sede deputata che è l'udienza preliminare, quanto quelli che hanno caratterizzato il meccanismo delle correnti, il meccanismo delle nomine, perché su quel tema e su quel versante io rimasi molto colpito, lasciatelo oggi dire, dalla disinformazione iniziale che venne fatta sulla mia vicenda e sulle note vicende che riguardavano la nomina del procuratore di Roma. Per questo motivo mi sono sentito a casa nella Commissione Giustizia del Partito Radicale, mi sono sentito in un luogo nel quale
il mio racconto poteva essere non preso come oro colato, perché non ho mai avuto questa presunzione, ma un racconto di chi aveva vissuto quei fatti e quelle vicende che poi ho inteso meglio sviluppare nel libro Il sistema con il direttore Sallusti, dove c'è stata la possibilità di affrontare a largo spettro, da un lato il tema dei rapporti tra politica e magistratura, dall'altro il tema del meccanismo di funzionamento del sistema correntizio, sul quale, anche questa è una nota che mi piace rimarcare, proprio Radio Radicale, nella mia esperienza politica associativa, una sorta di palestra e di luogo nel quale proprio agli inizi e agli albori della mia carriera venivo invitato a partecipare di teme e vicende che quanto mai e che ancora di più oggi sono di piena attualità. Grazie, io non voglio tirare la giacchetta e quindi non le chiederò un giudizio di merito rispetto ai fatti che sono emersi e che stanno emergendo anche in riferimento a quello che occupa le pagine dei giornali in questo momento, cioè le dichiarazioni dell'avvocato Amara e tutto quel che ne è conseguito appunto in termini di attività più o meno rituali. Però una domanda la voglio fare: che effetto fa? In questo momento preferisco essere spettatore in questi primi momenti, in questi primi giorni. Fa l'effetto che i fatti e le vicende che mi avevano riguardato, soprattutto per come rappresentati da una parte della stampa, ancora di più mi convincono che erano più che un racconto di quello che stava accadendo, una mistificazione dei fatti. Per questo ho sentito e sento il dovere della verità e per questo sento vicino in questa mia battaglia il Partito Radicale. Grazie. Nell'interesse dei cittadini. Ed effettivamente proprio nella vicenda del dottor Palamara, o meglio proprio la vicenda del dottor Palamara, a mio avviso, ha messo a fuoco un altro problema. Quando si parla di giustizia e giustizia giusta, non si può prescindere da un attore della politica giudiziaria che non si trova in alcun manuale di diritto, in alcun né costituzionale né penale, ma è fondamentale, ed è fondamentale anche è stato fondamentale per realizzare le condizioni nelle quali ci troviamo, e parlo evidentemente della informazione, o meglio di una informazione che spesso e volentieri ha scientificamente disinformato e mistificato, e questo per perseguire scopi evidentemente comuni, poi la comunanza è sempre rappresentata dalla convenienza e mai dalle convinzioni, però appunto per perseguire scopi comuni con diciamo alcuni pezzi di magistratura associata, perché poi ricordiamolo sempre, perché è doveroso, che tutto quel che di non bello, non buono sta emergendo, essendo divenuto intellegibile ai più, non rappresenta l'intera magistratura. Ci sono tanti magistrati non iscritti, che non sono mai stati iscritti alle correnti, anche proprio per evidenziare la loro distanza rispetto a quel modo di gestire la magistratura, e rispetto ai quali, ecco, se mi sento di dover dire qualche cosa di critico, è che forse avrebbero dovuto essere più forti, avere più forza, silenti, più luce, però anche qui, se poi la stampa non aiuta, sappiamo bene quanto la clandestinizzazione di iniziative e temi sia opera che non è mai mancata in questo paese. E quindi sì, proprio con la vicenda del dottor Palamara, la stampa ha giocato un ruolo fondamentale, sin dagli albori. Poi qui andremo
nel racconto di ciò che è accaduto da un paio d'anni a questa parte, ma non è questa la sede. Quindi allora io direi che con questo intervento del dottor Palamara, che ringraziamo e salutiamo, ringrazio io e buon proseguimento. Grazie. Grazie al dottor Luca Palamara, collegato con noi. Questa possiamo chiudere? Sì, Giuseppe, allora tiriamo qualche filo, come si usa dire. Innanzitutto ricordiamo, abbiamo detto in apertura, l'abbiamo ricordato anche poco fa, uno dei regali, è stato ricordato un post di Walter Pecelli da Irene Testa, uno dei regali di questa giornata che possiamo farci, che chiediamo agli ascoltatori di fare per ricordare Marco Pannella, è l'iscrizione al Partito Radicale. Abbiamo detto si può